Siamo qui a Magenta, nell'area ex Kral, insieme a Walter. Ormai è più di 3 anni Sono che 3 anni, siete, a gennaio abbiamo fatto 3 anni che siamo qui dentro. che vivete in questo stabile. Com'è andata la situazione? Quale prospettive avete adesso Com'è per il andata la futuro? situazione? Scusate, io mi sono trovato senza niente, sono arrivato, ho trovato il posto libero, l'ho occupato. Adesso prospettive è che ci dovrebbero dare una casa e Voi siete in graduatoria siamo per le clienti case in area, graduatoria qui per le a case Magenta. area. Finché non ci fanno sapere il quando, il come muoverci, Ovviamente non è non possibile sappiamo, non sapere la sappiamo, appunto, tempistica la di questa tempistica è una cosa che situazione. dipende da loro, ecco. Questa è Certo, una cosa certo. che decideranno, cioè, ci diranno loro quando sarà il momento di farlo, cioè di poterci spostare, di darci una casa, Veramente, come vediamo, questa struttura non è possibile continuare a viverci ancora per lungo, secondo Sì, no, me. appunto, scusate, cioè, Perché è una cosa nonostante tutto che sia sì. stata messa a Sì, posto, ovvio, noi l'abbiamo creata più o presenta meno ancora come dei casa, problemi, però certo. alla fine cioè, non è una casa, cioè, comunque è uno spogliatoio. Presenta comunque dei pericoli vivere qua dentro. Pericoli proprio, cioè, solo dall'esterno, se solo se entra qualcuno, perché meno male, la struttura è buona, però cioè, appunto non ci sono, cioè, non ci sono le comunità, non c'è luce, non c'è l'acqua, Con l'acqua come siete ci messi? siamo attaccati a un tubo della ditta che all'esterno usciva, ci Almeno un siamo filo attaccati. riuscite ad avere, un filo Un d'acqua poco d'acqua riuscite riusciamo ad averla fino a adesso, ad avere. La notte perché com'è ogni la tanto, situazione? Sicurezza come va? C'è scusate, sempre gente che entra? ogni tanto qualcuno entra, va di là, spaccano, cioè, ci fanno danni perché appunto cioè, ci hanno spaccato le cose, ci hanno rotto l'orto, cioè, però bene o male, riusciamo a cavarci anche in quello, riusciamo a cavarci, riesco un paio di volte con attrezzi in mano da giardino. Che fanno male, quindi capiscono e vanno, senza Certo. neanche poi doversi mettere a discutere o a dire, prendono e vanno, però poi rientrano, ritagliano le reti, spaccano i lucchetti, lo scavalcano e sono sempre, qualcuno c'è sempre lì, cioè non sempre, perché adesso ultimamente ormai lo sanno, e quindi, però bene o male, c'è sempre qualcuno che ogni tanto entra e fa i vandali. Perché hanno spaccato appunto un quadro elettrico dentro il campo da tennis, hanno tirato via dei cavi elettrici dal di là nella struttura di là dove c'era il baretto. Quindi, meno male. E poi, Controlli delle forze dell'ordine ce ne sono ancora. controlli delle forze dell'ordine, ogni tanto passa qualcuno così, ma giusto, giusto se vengono chiamati, perché appunto sono venuti i vigili alla vigilia di Natale. Perché qualcuno ha detto abbiamo visto gente che entrava, abbiamo visto gente che entrava, che allora sono venuti a fare un controllo, poi bene o male non c'è nessuno. La guardia che dovrebbe passare comunque a fare il giro, non, da questa parte non passa mai, perché loro sono praticamente addetti al di dentro e qui Sì, e qui non gliene frega non niente, interessa, ovviamente. ovvio. Quindi Va bene, Walter, allora dai. tanti auguri. Speriamo bene che almeno Speriamo in questa ci diano cattedrale, l'opportunità di averci arrivi, la arrivi al più casa. presto. Speriamo che almeno un po' Va ci poi bene, possiamo la aiutare. casa come vivi? Come vivi, com'è strutturata? Perché questo è uno spogliatoio in Questo è uno pratica. spogliatoio. Quello lì, Scusate, qui entri, scusate, c'hai. qui entro, trovo il mio letto. Tavolo mangio, qui dove cucinare, vabbè, le varie armadiette, un bagno, un lavello che una volta c'era un pisciatoio che era rotto, avevo messo il lavello per poterci lavare, bene o male, è tutto qui Questa è la servito, cucina, questa è la cucina, quindi va ti bene, sei mi attrezzato. sono attrezzato bene o male a viverci come se fosse una casa più o meno, però come ripeto non è una casa. In bocca al lupo, speriamo che qualche membro dell'amministrazione magentina raccolga il messaggio. Speriamo proprio, o almeno.